Buon pomeriggio, edizione flash del nostro giornale. In primo piano la cronaca con l'operazione portata a termine dalla Polizia di Stato, un'operazione che ha permesso di sgominare e smantellare un sodalizio criminoso che gestiva un traffico di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata battezzata Santa Cruz e in manette sono finite diverse persone. Per tutti gli aggiornamenti sentiamo Maria Elisa Gualandres. È scattata alle prime luci dell'alba l'operazione Santa Cruz della Polizia di Frontiera di Domodossola e della squadra mobile di Verbania, che ha permesso di smantellare un'organizzazione di spaccio di sostanze stupefacenti tra l'Ossola e la Calabria, con un arresto anche a Milano, per l'esattezza a Corsico, e collegamenti anche in Sud America e in Svizzera, precisamente nel Canton Vallese. 12 le ordinanze di custodia eseguite questa mattina, la tredicesima quella del capo invece pochi minuti fa, perché l'uomo era latitante, risultava all'estero, invece è stato sorpreso e fermato alla stazione di Gallarate. Si tratta di Giovanni Rosario Russo, persona già nota e coinvolto in operazione di polizia dell'inizio degli anni 90, per citarne qualcuna, Asso e Betulla. Sarebbe stato lui a tenere i contatti con il Sud America e agevolare così l'ingresso di droga che veniva poi smerciata in Calabria, in Ossola, nel Milanese e anche nel Vallese. L'operazione è stata coordinata dal sostituto procuratore Gianluca Periani. Alla conferenza stampa era presente anche la procuratrice capo Olimpia Bossi. Le 13 persone arrestate sono ora tutte in carcere. Allora, per saperne di più su come è nata questa operazione e come si è sviluppata, si è svolta una conferenza stampa questa mattina in questura. Sentiamo le interviste raccolte sempre da Maria Elisa Gualandres. È un'operazione complessa che è partita proprio dalle indagini della Polizia di Frontiera Domese. Sì, proprio così. L'indagine è partita dalla presenza, come dicevo prima, di un soggetto di un elevato spessore criminale nella zona dell'Ossola. Da lì è partita l'indagine che è stata poi, come dire, arricchita dal fatto che quel soggetto tentava nel 2015 di entrare in Bolivia esibendo un passaporto falso. Nell'occasione la polizia di Santa Cruz de la Sierra riusciva a bloccarlo e a respingerlo. Ecco, quello per noi era il segnale che il soggetto stesse programmando un trasferimento verso l'Italia. Le indagini poi ci hanno confermato questa nostra supposizione. Infatti, il russo è un vero e proprio intermediario della droga perché ha dei legami con i narcotrafficanti di un po' di tutto il Sud America. E questo ci ha permesso poi di ricostruire la rete di cui si avvaleva per piazzare la droga. Ecco, le indagini sono state particolarmente complesse perché si trattava di persone molto accorte anche nei metodi di comunicazione. Sì, lui è un soggetto molto esperto, non utilizzava il telefonino cellulare ma le cabine telefoniche. Ecco, quindi questo per le intercettazioni è un problema. Sì, più difficoltoso, ma alla fine, come lei ha visto, siamo riusciti a prenderlo e questa per noi e per la Polizia di Stato è una grossa soddisfazione. Dunque, queste le parole del commissario capo della Polizia di Frontiera di Domodossola. All'operazione ha partecipato anche la squadra mobile di Verbania. Sentiamo. L'operazione è scattata all'alba di questa mattina, particolarmente complesso anche eseguire tutte le ordinanze, ma alla fine anche il capo dell'organizzazione, che era latitante, è finito in manette. Sì, è corretto. L'operazione è scattata stamattina all'alba, ha visto dispiegati sul territorio circa 50 uomini solo sul nostro territorio, distribuiti su 14 equipaggi tra auto civetta e auto con i colori. Alla fine ha avuto buon esito perché ha consentito di rintracciare tutti i soggetti. È stato utile il coordinamento, è stato fondamentale, essendo coinvolte nelle operazioni ben
tre squadre mobili, la nostra, quella di Verbania, la squadra mobile di Reggio Calabria e la squadra mobile di Milano, con la collaborazione anche dei reparti prevenzione crimine. Quindi è stata una operazione su vasta scala e con notevole dispiego di uomini e mezzi, che ha avuto un buon esito, consentendo di rintracciare tutti i soggetti e assicurarli alla giustizia. Tra l'altro si tratta di persone con un curriculum, almeno per molti di loro hanno un curriculum criminale notevole. Si tratta di persone con plurimi e recenti precedenti anche di polizia e specifici per i fatti contestati, quindi si tratta di violazioni penali inerenti il testo unico degli stupefacenti e ciò che ha giustificato l'emissione dell'ordinanza e l'esecuzione da parte nostra. Questo dunque è quanto successo dalle prime ore dell'alba sul territorio dell'Ossola. Ora invece parliamo di quanto è successo nella nottata nel Cusio. Alle Quarne sopra si è verificato attorno alle 22.30 di domenica uno smottamento. Una grossa frana infatti si è staccata dal sotto il campo di tiro al piattello di Quarne sopra. Ha travolto le reti paramasse, ha attraversato la strada provinciale delle Quarne e pensate si è fermata solamente a Cireggio, in località Fologno, siamo nel comune di Omegna. Nessuna persona, nessuna auto fortunatamente è stata coinvolta, la viabilità però, come potete capire, durante la notte è andata in tilt. E durante la serata, attorno alle 20, un nubifragio violento che poi si è trasformato in grandine si è abbattuto anche sulla zona collinare del Verbano. Chicchi grossi di grandine hanno imbiancato letteralmente la collina verbanese, una perturbazione che si è visto chiaramente anche ad occhio nudo è arrivata dalla provincia di Varese. Anche qui sono stati impiegati dei mezzi meccanici, delle ruspe per ripulire il manto stradale. Le immagini che state vedendo si riferiscono proprio al lavoro delle squadre dei pompieri della provincia di Varese per ripulire la sede stradale dalla grandine che si è abbattuta appunto attorno alle 20 di ieri sera. Nel Cusio, ritorniamo a Omegna, questa mattina si è svolta anche un vertice municipio a Omegna per valutare la situazione di Cireggio, perché la massa di fango che è arrivata a valle da Quarne, qui vedete appunto le immagini dei chicchi di grandine che si sono abbattute sulle alture del Verbano. Dicevamo, nel Cusio questa mattina un vertice municipio per fare il punto della situazione, perché al momento due famiglie, 11 persone sono sfollate. La frana che è arrivata da Quarne sopra infatti è arrivata a lambire due abitazioni e sono in corso verifiche oltre ai lavori del caso. E chiudiamo questa edizione flash del nostro giornale con una notizia di cronaca, una notizia di domenica, perché è un novarese, o meglio era residente a Gargallo, il pescatore morto nelle acque del torrente Melezzo nella mattinata di domenica. Si chiamava Gianfranco Frattini, aveva 64 anni, in compagnia di altri amici si trovava nella Valle dei Pittori per una battuta di pesca. Qualcosa però non ha funzionato, tant'è che sono stati proprio gli amici dell'uomo a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il SAGF della Guardia di Finanza, ma questi hanno solo potuto recuperare la salma. Secondo quanto è stato testimoniato, l'uomo sarebbe annegato tentando di attraversare il torrente dopo aver perso l'equilibrio e quindi essere stato trascinato a valle dalla forte corrente. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Santa Maria Maggiore, che accerteranno appunto la dinamica di quanto successo. Per tutti gli aggiornamenti vi rimando al nostro sito tuttonotizie.info. Grazie per essere stati con noi, vi rimando all'edizione principale del nostro giornale alle 19.30. Buon pomeriggio.